Il ritorno dell'artigianato. Nell'indagine delle ACLI romane, che ha dato vita a un progetto, la metà dei giovani intervistati si dice disponibile a imparare un mestiere. Particolari nel servizio di Rossella Santilli. Roma sta conoscendo da anni la crisi dell'artigianato, come nel resto del paese, per cause diverse, a cominciare dalla mancanza di cosiddette vocazioni. Ma qualcosa sta cambiando, come si evince da un'indagine realizzata dalle ACLI di Roma. Su 1000 giovani romani, il 50% si dichiara disponibile ad imparare un mestiere. Il 40% ritiene che i mestieri manuali siano un lavoro come un altro e non una strada per chi non ha studiato o per evitare la disoccupazione. Il progetto di ACLI Roma e Fondazione Terzo Pilastro punta a riaffermare il valore e la valenza degli antichi mestieri, il lavoro degli artigiani. Vogliamo sostenere gli artigiani che fanno tanta fatica investendo sugli apprendisti, a cui possono tramandare la loro professione. Saranno 6 giovani romani che andranno a bottega, dal cappellaio al libraio, dal falegname al pastaio al vetraio. Sono un apprendista che impara e produce prodotti artigianali come la pasta all'uovo, tortellini, pasta ripiena come i ravioli. Lei quindi è la maestra? Nel mio piccolo sì, cerco di insegnargli tutto quello che da 3 anni a questa parte ho imparato. Maestra cappellaia, che effetto le fa insegnare quest'arte? Molto molto bella, perché quello che tutte le mie energie erano rivolte a salvare non solo un patrimonio artistico che definisco artigianale, ma soprattutto il mestiere, che è assolutamente in via d'estinzione. Io amo la tridimensionalità, quindi amo giocare con le mani, con i colori, con le forme. L'artigianato può rinascere come? Riattraendo i giovani. I giovani avranno un nuovo modo per fare gli artigiani, un nuovo modo per relazionarsi con il mondo, un nuovo modo per vivere la bottega.